Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, il vostro amico Federic95ita e benvenuti al 10° video extra di Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha. Visto il grande successo del video di ieri ragazzi, ovvero quello su come pescare i Pokémon Shiny in Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha, oggi ve ne porto un altro molto simile, questa volta su come catturare i leggendari in versione cromatica, barra Shiny ragazzi. Prima di iniziare a spiegarvi come fare, vi dico subito che se non avete un'enorme pazienza, non ce la farete mai, perché si possono solo ottenere con un metodo veramente molto stressante, ma soprattutto molto lungo. Ma quando finalmente ci riuscirete a trovarne uno shiny, la vostra reazione sarà più o meno questa. Shiny Ezo! Oh my god! 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 Oh, holy shit! Oh my god! No way! Oh my god! No way! No! No way! No freaking way! Beh, dopo circa 500 reset mi sembra più che normale reagire in questo modo, ragazzi. La soddisfazione credo sia enorme, ma iniziamo subito a spiegarvi come fare. Per prima cosa, dirigetevi davanti al Pokémon leggendario che volete catturare e naturalmente salvate il gioco. Subito dopo vi basterà parlare con il Pokémon e iniziare la lotta. Se il Pokémon non è Shiny, vi basterà semplicemente premere L più R più Start contemporaneamente e così resetterete il gioco e vi ritroverete dove avete salvato. Senza ragazzi che schiacciate ogni volta spengi e devi rifare tutto il gioco di nuovo. Se schiacciate e fate questa combinazione di tasti che ripeto che è L più R più Start, il gioco si resetterà e vi riporterà al salvataggio naturalmente il gioco. Ripetete questa azione all'infinito finché non sarete fortunati e vi capiterà uno Shiny. Vi ricordo che ci sono Pokémon però che si trovano ad un certo orario e un certo giorno, quindi fate attenzione a quando lo cercate. Ma la domanda che sicuramente vi starete ponendo ora è: ma quante volte devo tentare la fortuna con il soft reset? Ebbene ragazzi, la probabilità di trovare un Pokémon leggendario shiny è una su 8192. Sì, come avete capito dovete essere veramente molto fortunati. Ma ci sono persone che ho sentito anche dopo 200 reset hanno trovato il Pokémon che cercavano appunto. Quindi è solo questione di pazienza e molta fortuna. L'unico aiuto che Federic vi può dare è quello di avere il Chroma Amuleto. Come si ottiene il Chroma Amuleto? Vi basterà completare il Pokédex nazionale e poi parlare con il professor Burge, che a quel punto ve lo darà. Ottenendo questo oggetto aumenterete di moltissimo la probabilità di trovare un Pokémon Shiny. Beh ragazzi, per questo video è tutto, spero ovviamente vi sia stato d'aiuto. Ricordo inoltre un'altra cosa che non vi ho detto, che Archeo Groudon e Archeo Kyogre non saranno disponibili con questo metodo. Tuttavia fatemi sapere se avete utilizzato questo metodo e se siete riusciti a trovare un leggendario Shiny. E niente, mi fa molto piacere che molti dopo il metodo della pesca Shiny mi avete contattato su Facebook e mi avete mandato tutti gli screen dei vostri Shiny che avete catturato appunto ieri. Quindi mi fa molto piacere che vi sia stato d'aiuto. E niente, se vi sono stato d'aiuto anche in questo video, lasciatemi un like, un commento e condividete il video. E niente, noi ci vediamo con un prossimo video extra di Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha. Ciao a tutti ragazzi.